liberi di Leo Shoes, Modena Volley, Rossini e Iannelli. Sentiamo un'anticipazione con il conduttore Paolo Reggianini. Stasera torna la grande pallavolo Barba e Capelli, tra qualche giorno inizia il campionato e saranno con noi i liberi di Modena Volley, che sono Totò Rossini e Nicola Iannelli, che sarà quest'anno il suo vice. Benvenuti. E grazie. Ti chiedo, Totò, che squadra è quella di quest'anno? Ovviamente sempre competitiva. Sempre competitiva, siamo a Modena, quindi come è giusto che sia proveremo a fare meglio dell'anno scorso e ad alzare qualche trofeo. Sempre quelle quattro, no? A guidare il gruppo, come sempre. Sempre quelle quattro, sempre quelle quattro. Vediamo se l'ordine sarà lo stesso, noi speriamo di no. Sì, diciamo che comunque avete cambiato poco, molti giovani in squadra, un allenatore nuovo. Credo che ci siano tutte le condizioni, no? Per vivere una stagione intensa, perché giocherete tanto tra campionato, Supercoppa, Coppa Italia e anche Coppa CEF. Sì, sicuramente il campionato sarà bello intenso, sarà le partite ravvicinate e quindi anche dal punto di vista dello stress sarà importante, però noi ci siamo abituati, vogliamo dimostrare che Modena è ancora la Modena di qualche anno fa, quella che faceva piazza pulita in Italia e soprattutto, visto che abbiamo anche l'opportunità insomma di fare questa Coppa CEF, magari di riportare un trofeo europeo a Modena. Senti, avrai un nuovo vice quest'anno, un ragazzo giovane del 99, da Fano. Come lo giudichi, come l'hai giudicato in queste settimane di allenamento? Tantissima roba, va bene? Tantissima. Invece Totò, invece com'è? Come diciamo compagno di viaggio e superiore, nel senso che è il tuo capitano? Beh, Totò è una persona fantastica, perché diciamo che non è scontato trattare un nuovo arrivato come sta facendo lui con me, aiutandolo a migliorarsi ogni giorno, aiutandomi appunto a crescere e a inserirmi nel miglior modo qua a Modena e diciamo al Palapanini, ecco. E chiudiamo con il nuoto, perché pensa già alle Olimpiadi di Tokyo. Gregorio Paltrinieri lo ha intervistato.